io già lo so che questi 100 grammi di carne scarsi mi creeranno molti problemi. Parliamoci chiaro, ragazzi, la colpa non è la mia, mo ve lo faccio vedere chi è colpevole. Ma quando sono venuto a sapere di questa storia, mi si sono attivate le antenne, ho detto qui gatta ci cova, ok, qui c'è qualcosa che non va, qui tocca andare ad indagare. Perché questa che ho in mano, sapete cos'è? È una bombetta. Ma non è una bombetta pugliese, è una bombetta romana. E io qua già la vedo tutta la Puglia che si arma e mi viene a prendere, mi viene a fare ostaggio, viene a casa mia a Roma, mi prendono, mi fanno ostaggio, mi fanno sparire. Già lo vedo. Dunque, dire bombetta romana è un po' come se dicessimo il Colosseo di Napoli o il Maschio Angioino di Palermo o se dicessimo la Mole Antonelliana di Firenze. No, è qualcosa che non fa, perché la bombetta sta in Puglia. Come fai a definire la bombetta romana? Beh, c'è chi ha avuto questo coraggio e oggi vi racconto questa storia. Tra l'altro mettiamo a confronto la bombetta romana con la bombetta pugliese. Prima di proseguire, io chiedo a un paio di amici pugliesi se mi raccontano il loro rapporto con la bombetta. Come la matriciana per un romano, no? Come la fiorentina per uno di Firenze. Allora, amici pugliesi, che mi dite del vostro meraviglioso rapporto con la bombetta? Ciao Michele, ciao amici di Bracciami Ancora. E la bombetta è la prima rivisitazione culinaria prima che arrivassero i famosi panini gourmet. In Puglia noi l'abbiamo fatto con un pezzo di carne e un po' di formaggio e abbiamo creato la bombetta. Che cos'è la bombetta per un pugliese? È casa. Ciao Michele, ciao amici di Bracciami Ancora. Beh, la bombetta è la regina del nostro fornello e dal colore che prende da cotta rappresenta la terra, quindi il marrone, e il caciocavallo che si fonde, il sole. Siamo felicissimi di portarla in giro per tutta Italia. Hai sentito quello che dicono i pugliesi dalla bombetta, sì? Certo. Ragazzi, non ve la dovete prendere con me, ma con lui, Orlando Di Mario. Quanto sei alto? 1,90, ma non è solamente vero. Che? Perché io ho solo creato una cosa che Michele Ruschio mi ha detto di farla. Crea una cosa, una bombetta che è della nostra zona, perché lui Roma, porta via, tutte queste cose. Io ci ho creato una bombetta romana, perché è con la porchetta. Mortanguerie di moglie. Finché detto, non farà. Moglie ha detto pure indo abito, gli hai detto. Finché non la farà un marito, come si dice, dell'UNESCO, la bombetta pugliese, sì. E noi potremo scopiazzarla. Vabbè, poi. Comunque io mi dissocio da quello che ha detto questo signore, è tutta colpa sua, è grande e grossa e quindi va a prendere con lui. Tu gli hai detto pure indo abito. Sì, la porta via. Ma zia, dai, io ci ho detto la strada. Ma vabbè, quelli mi trovano, chiedono io ci posso dare il numero di telefono. Pure, se vuoi. Sto freddo. È pubblico il tuo numero di telefono, lo conoscono tutti. Comunque, che la bombetta pugliese è la bombetta per eccellenza, questo lo sappiamo. Quindi noi chiediamo scusa agli amici pugliesi, questi 3-4 amici pugliesi che abbiamo scopiazzato, diciamo, sta cosa. Noi abbiamo creato questo perché avevamo la porchetta. Quindi la porchetta abbiamo voluto metterla in un involucro, abbiamo preso un pezzo di maiale, che è il collo di maiale, come si fa quella pugliese, e abbiamo ricreato questa bombetta. Se loro ci dicono di non chiamarla bombetta, la chiameremo in un'altra maniera. Oggi è una bombetta. Oggi finché è una bombetta. Gli amici pugliesi non si ribellano, noi la chiamiamo bombetta. Allora, giusto, va bene, ok, noi teniamoci in contatto nei prossimi giorni, vediamo. Ma tanto ti chiameranno, non perfetto, ti preoccupare. Benissimo. Comunque, questa è la bombetta pugliese, questa è la bombetta romana, eccole qua. Ora le prepariamo tutte e due, certo. E poi ce le assaggiamo e vediamo la differenza. Tre bombette pugliesi, certo. tu me le fai pesare 152 grammi, certo. Ok? Se invece tre bombette romane, 106 grammi, già ci sono 50 grammi di differenza. Eh sì, ok. Eh sì. Da qui deduco che a Roma si mangia di meno che in Puglia. Perché secondo i tuoi parametri? Quella romana, diciamo, è un pochettino più grassa, c'è la porchetta, c'è più grasso, quella pugliese è un pochettino più magretta, diciamo. Ok, allora iniziamo a lavorare, però non vi ho presentato questo signore, Orlando Di Mario, di mestiere fa il macellaio, tra l'altro è pure membro della Nazionale Italiana dei Macellai. Andate in giro per il mondo e fate vedere quanto siete bravi, giusto? Cerchiamo, perfetto. Siamo bravi, ma siamo bravi veramente. Siete ma bravi. I macellai italiani sono tutti bravi. Siete bravi, avete vinto un sacco di premi. Ma guarda, sì, là c'è una parete dove sei tutto in giro per il mondo, guarda lì. Te fanno ancora entrare negli altri paesi? Penso di sì, devono rinnovarci i passaporti, speriamo. Perfetto, bene. Vai, iniziamo a lavorare, iniziamo a fare ste bombette. Allora, guarda, la romana la mettiamo qui e la pugliese la mettiamo qui. Ora, da che partiamo, Orlando? Quale partiamo, facciamo per prima? Partiamo dalla romana. La bombetta romana. Michele, te le fa sentire? No, magari loro non riescono a sentire, ma l'odore tu riesci a sentire. Io no? sì, ancora senti, sì. Senti che spettacolo. Interessante. È interessante. Che pasta, E questa è una pasta di porchetta. Pasta di porchetta, come si fa la pasta di porchetta? Prendi la porchetta già cotta, la macini, la mischi con del formaggio, altre spezie, che poi non le posso dire, le dirò. No, è una tua ricetta segreta. Una ricetta segreta e facciamo la bombetta. Se mi date un cucchiaio, io assaggio la pasta.
di porchetta. Certo. Ragazzi, sta roba è solo tra me e Orlando. Vado? Vai. Ordito alla burina? Bello, ordito alla burina. Pasta di porchetta? C'è del piccantino. Abbiamo messo del piccantino. Nella porchetta c'è. Sì, ma non mi spoilerare la pasta di porchetta. Ma perché vedono il rosso? Dici, con che cos'è? La mortacci quanto è buona. Esatto. Mortacci. È salata? È equilibrata. È equilibrata. Ah, sì, buono, aspetta. La stai rotolando intorno a? Su un collo di maiale, come la bombetta. Un collo di maiale. Sì. Pasta di porchetta e collo di maiale. Fai la bombazza, pieghi. Giri. Metti dentro. C'ha quel piccantino sfizioso, ma c'ha pure un sacco di odori. Ma non si può. Cioè, sei paravento sei, eh? La pasta di porchetta. Posso farla io la terza? Certo. Dai, fammela per me, dai, dai. Vai. Tanto me li mangio io, quindi. La devi chiudere ai lati, perché sennò riesce fuori. Sennò spurga. Quindi devi fare tipo bombetta. Ah, calla, già ho sbagliato. Ah, così dobbiamo ribucare. Devi chiuderla. Orlando, scusa, ma qua la signora là che ci sta guardata quando abbiamo iniziato. Chi sarebbe? Sarebbe la padrona di casa. Ah, la padrona di casa. Tu sei ospite, sai? Io sono ospite. Io lo dico sempre a tutti, sono il maggior azionista di questa attività. Però comanda lei. Però comanda lei. Di nome Mara, di cognome La Bella. Questa è una bombetta. Cioè, parziale, perché non parziale, mi sembra uguale. Perché poi questa viene panata. Ma la pane con che? È con un pane grattugiato che assembliamo noi. Aspetta, fammi assaggiare, ragazzi, momento, scusate, momento gallina. Assaggiamo, certo, il pane grattugiato. È inutile che tu, questo non è semplice pane grattugiato, no. È un sacco di sapore. C'è del bacon, c'è tanto. E se vede, questo se lo dai alle galline, oh. Fanno le uova. Quando le uova al bacon fa. Le uova d'oro fa. Porca miseria, buono sto qua, ok. Ok. Bella così, zac zac, zac zac e vai. E questo rimanda un po' alle braciolette messinesi, no? Come approccio. Come approccio, come sì, approccio rimanda alla, diciamo, alla cultura siciliana, che mettono questo pan grattato, lo mettono, esatto, un po' ovunque. Comunque, esatto, e in teoria, esatto, abbiamo fatto veloci, rapidi, indolore, la bombetta romana. Fondamentalmente è lei che comanda. È la pasta di porchetta. La pasta di porchetta. La porchetta romana. Che tu però c'hai la ricetta tutta tua e non c'è. Della porchetta c'ho la ricetta mia. E non si può sapere. Non c'è ragione. Va bene, bombetta romana. Okay. Passiamo alle bombette pugliesi. Questa è la bombetta pugliese. Questa oh, è la bombetta qui, ragazzo, pugliese. Ragazzo. Con una ricetta che non posso nemmeno dire, perché me l'ha girata un mio grande amico. Pugliese pure lui. Pugliese di pugliese pugliese. Super, no? Pugliese. Super pugliese. Vedo che la Puglia è lunga, di dove? Non lo posso. Cioè, fammi capire una cosa, allora, scusate. De mio va detto l'indirizzo, fra un po' vedrai il numero di telefono e di questo qua non dici niente. Francesco, lo posso dire che me la dai tu? Super gettonato Francesco. The number one, capitano della nazionale macellai italiana, nonché uno dei 6 migliori macellai del mondo. Lui mi ha detto che è quella originale, io spero, però ho assaggiato le sue, sono sicuramente meglio delle nostre, perché a parte loro hanno un altro modo proprio di avvolgere, hanno una manualità. C'hanno una mano pure, fa un po' vedere la mano tua. Sì, ma c'era pure una mano apposta alla bombetta. Sì. Questa, vedi? Tu hai la mano tua, come quella di Francesco. Esatto, ragazzi, non ce li dicate, vedi la differenza? La differenza fra la mano di chi lavora mano di chi fa niente, capito? Esatto, ma poi è pure il guanto che c'ha la prolunga. Ecco, questa è la bombetta. Capocollo? Capocollo. Qui che ci sta? Questo è un impasto di salumi e formaggi. Fa massa già. Amici pugliesi, ditemi la vostra, ok? È vero, però è diverso dalla pasta di porchetta. È molto diverso. Vabbè. Questa mi rendo conto che può essere un po' una provocazione, però per farmi perdonare vi assicuro che organizzo un viaggio in Puglia alla ricerca della bombetta originale, perfetta, fatta da qualche pugliese. Tu c'hai l'accento dell'Agropontino, non c'hai l'accento. Nemmeno romano. Lo sai fare l'accento di Cerignul? No, non lo sai fare l'accento di Cerignul. Non lo so fare, ma noi siamo una città giovane, non è come Roma, come città vecchia, diciamo. Vabbè, nel frattempo tu arrotoli. Che devo fare? Così. Io lavoro sempre, te l'ho detto prima. Mentre voi giocate io lavoro. Guarda che sono bello. Vabbè, le replicate, dai. Le replicate. Voi siete dove mangiare. Buona, assaggiamo. Assaggiamo? Sì. Le mettiamo a cucinare? Chi cucina? Mara? No, cucini te. Cucino io. Io faccio io uguale, no. Ragazzi, siamo all'interno di una macelleria, qui la brace non ce l'abbiamo, abbiamo un piccolo laboratorio e ci appoggiamo, ovviamente per motivi evidenti, qua dietro. Certo. Le facciamo al forno. Facciamo al forno, sì, non è proprio la... Facciamo sta forzatura, però immaginate invece se avete la brace potete tranquillamente farla alla brace. Le mettiamo al forno e sì, poi le assaggiamo 20 e ci minuti. Testiamo. Va bene. Intanto 20 minuti e ci rivediamo, no? Nel frattempo in questi 20 minuti sarei curioso di vedere tutte quelle foto che c'è nella parete là dietro, quindi inforniamo. Inforniamo, vado a infornare. Continua. Il
Riprendiamo un attimo questa storia della nazionale italiana macellai. Non giocate a pallone? No. No, sono vi armate, anche perché vi armate di coltelli e sfidate le altre nazioni nella nobile arte macellaresca. Del macellaio, sì. Ok, e come sta andando la pratica? Tanti, tanti sacrifici, però penso che andiamo. Ma ti diverti? Sì. No, anche perché se non ti divertiresti questa cosa. Queste sono tutta la parete delle testimonianze, no? Tieni. Una parte della parete delle testimonianze. Cioè, guarda qui, questo sei te. Quello sono io. Già che cravatta. E che ti fa ogni tanto? Vedi, carino. Sì, dai. Quella è mia moglie? Questa è tua moglie. Meglio la moglie, sì. Infatti. Molto meglio, però vabbè. Pure qua siamo noi. Dove sei? Ah, pure questo, ok. Sì. Sempre meglio la moglie pure qua, sì. Qua abbiamo vinto due premi in Francia. Che abbiamo vinto? Abbiamo credi, vinto la... Ne hai vinti così tanti che manco ti ricordi. No, perché ho dei voti mentali. Ah, ok. Cioè abbiamo pure quella della Francia, della Germania, pure qua, Augusta, siamo arrivati primi. Prima posto la migliore salsiccia e primo premio dell'evento. Cioè noi siamo andati in Francia... E abbiamo vinto la miglior salsiccia contro i francesi e contro i tedeschi. Ma contro pure i spagnoli. Ah sì? Certo. Sulla salsiccia siamo i numeri uno. E le bombette. E le pugliesi. Vabbè. Ok. Vabbè, andiamo arriviamo a assaggiare queste bombette. Sono passate già 20 minuti. Queste bombette, sì. E adesso la faccenda si fa ancora più complicata perché dobbiamo assaggiare. Questa è quella romana. Bella nella sugnetta sua, nell'olietto suo, fa assaggiare. Zic, zic, zic. Bello saporito, buono. Questa che insieme a Magna finisce più. Mentre invece quella pugliese sembra più, cioè è più sobria a vedersi, no? Dice da che è dovuto sto fatto e qui c'era... Il grasso della porchetta, addominato. Aprila una, no? Ragazzi, la bombetta si chiama così perché uno ha la forma di una bombetta, ma due perché è talmente tanto carica che basta mangiarsene due o tre. Io ricordo la prima volta che l'ho mangiata la bombetta, porca miseria, me ne sono mangiate 6-7, sono stata tutta la notte a vedere i draghi. Eccola là, si vede, eccola qua, multistratificata. Guarda che bello, c'è la panatura, c'è il capocollo e c'è la pasta di porchetta. La pasta di porchetta. La pasta di porchetta. Assaggia. L'ultimo assaggiato l'abbiamo ricoverato. Speriamo bene. Tanta roba. Ti dà proprio soddisfazione questa. Sì. Mi piace sta variante con la pasta di porchetta. Assaggia l'altra, senti l'altra, pure l'altra è buona. La variante con la pasta di porchetta è buona. Assaggiamo questa, però voglio stappare questa. Un po' più rosa, più delicata, più tradizionale, certo. Cioè delicata la bombetta, ragazzi. Portarci pure quest'altra, è buona. Ecco. Ve dico la mia. Poi magari ragazzi venite alla macelleria di Orlando e vi fate il vostro confronto e forse perché io sono legato molto alla Puglia, la bombetta pugliese, cioè non chiamerei la bombetta romana bombetta, la chiamerei in un altro modo, però la forma è della bombetta, però qua si può discutere, ma viva Dio, posso dire, persone che osano, no? Certo. Cioè, tu pensa, no? Se Cristoforo Colombo non avesse osato, non fosse stato matto, non avrebbe mai scoperto l'America. Esatto. Se ne stava a casa sua, dice, ma esatto. Che mi frega, c'ho il mare, c'ho da mangiare, c'ho da bere, c'ho il re che mi coccola, ma chi mo fa fanna lì verso l'infinito? Certo. Boh, tu non sei andato verso l'infinito. Sono andato in Puglia, però io quello che volevo dire, no, Michele, se magari noi abbiamo chiamato a bombetta in questo negozio, così per... Però se vogliono i pugliesi, gli amici pugliesi, possono dargli un nome loro a questo tipo. Ma non di... solo tutti i pugliesi, ma tutti, ragazzi, macellai. Tutti i fan del Braciami Ancora. Tutti i fan del Braciami Ancora. Che nome vogliamo dare a questo prodotto? Amici di Braciami Ancora, allora che nome diamo a questo prodotto gastronomico che noi abbiamo chiamato bombetta romana? Perché sì, si può chiamare bombetta romana, però magari qualcuno ha un po' più fantasia di noi. Certo. E... Dio mio, ragazzi, che bontà, che meraviglia. Prima di concludere, rimanete un altro minuto perché vi devo raccontare il metodo Orlando, ok? Ragazzi, il metodo Orlando prevede questo, ve lo disegno. Questa è la macelleria, giusto? Sì. Questo sei te? Sì. Okay? E questo è tutto il mondo della macelleria. Ok, qui ci sono gli animali, il pascolo, gli allevamenti, gli allevatori, il mattatoio, tutto quanto. Praticamente tutti questi elementi entrano in macelleria solo se passano da te, se li filtri te, certo. Giusto? È vero? L'ho detto bene, l'ho raffigurato bene. Guardate che animazione in 3D, ragazzi. Dopo il filtraggio arrivano qui. E la cemara, che trasforma. La cemara che trasforma. Questo è indice di qualità, cioè tu tutto segui, tutta la filiera. Io seguo tutta la filiera, sì. Ti senti di affermare quello che sto dicendo? Ogni singolo grammo di carne che entra qua dentro viene supervisionato da te? Sicuro. E secondo me, oltre a essere supervisionato,
viene pure assaggiato, ok? Viene pure assaggiato. Però ho visto oggi che mangi più tu che io. Sì, ma io poi sto 7 giorni di digiuno. Questo è da vedere. Questo è da vedere, perché ieri sei stato da un altro amico, sicuramente ha fatto mangiare il prosciutto. Questi sono tutti i cazzi. Ma mi chiamano, oh, ma sono presidente. Sei presidente, presidente della Nazionale Italiana Macellai. Ragazzi, spero che Orlando e la storia di Orlando e di Mara vi sia piaciuta. Basta, non ho altro da aggiungere. Viva Orlando che ha gettato la bombetta oltre l'ostacolo. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Grazie. Ciao, grazie.